impegnare il Presidente della Provincia di Napoli a confermare la sospensione delle attività, anche all'esito degli accertamenti predisposti dalla SAPNA, e avviare tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell'invaso, all'attività di bonifica e a richiedere l'attivazione di tutte le procedure idonee alla chiusura della discarica di Chiaiano. E questo è il documento approvato oggi dal Consiglio Provinciale di Napoli al termine della riunione monotematica sulla discarica di Chiaiano convocata dal Presidente Luigi Rispoli presso la Sala Consiliare di Santa Maria la Nuova, raccogliendo le istanze pervenute da parte dei comitati per un approfondimento delle attività di gestione dell'invaso anche alla luce della temporanea sospensione dei conferimenti predisposti dal direttore tecnico della SAPNA. Presidente Rispoli, riunione monotematica del Consiglio Provinciale sui rifiuti, quali le attese e quali le prospettive? Ma in realtà questa mattina, cercando di coinvolgere tutti quelli che sono gli attori in campo, cerchiamo di fare un consiglio che affronti la questione della discarica di Chiaiano cercando di mettere dei punti fermi. Il consiglio sarà chiamato a dare una sua valutazione tenendo conto di quello che è la situazione generale, ma anche di quello che è la ridottissima, diciamo, capacità attuale della discarica, che già da tempo tra altre cose era destinataria di conferimenti di rifiuti in quantità molto ma molto modesta. Consigliere Giovanni Bellere, Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Napoli, le motivazioni di questo Consiglio e che cosa lei si aspetta da questa riunione? Allora, innanzitutto questo Consiglio è stato deciso per accogliere una richiesta dei rappresentanti dei comitati antidiscarica di Chiaiano. Possiamo anche dire che forse questo Consiglio adesso è superato un po' dagli eventi, perché subito dopo la riunione con i rappresentanti dei comitati abbiamo appunto chiesto al presidente della SAP Napoli di chiudere la discarica. Di conseguenza noi oggi andremo a ribadire, almeno come Commissione Ambiente, della quale mi onoro di presiedere, che non sarà fatto nessun ampliamento della discarica di Chiaiano, perché Chiaiano ha già dato. Consigliere Pino Capasso, capogruppo del Partito Democratico, riunione monotematica questa mattina sui rifiuti, in particolare sulla discarica di Chiaiano. Quali le posizioni del suo partito? La posizione è quella della fine dell'anno scorso, quando presentammo in Consiglio un ordine del giorno bocciato da questa maggioranza, perché ritenevamo e riteniamo che la provincia di Napoli difficilmente sarà in grado di ospitare ulteriori discariche. La decisione della SAP di sospendere i conferimenti non ha di fatto superato questo Consiglio? No, perché c'è il rischio di una ripresa dei conferimenti, anche se va detto che a Chiaiano va ormai meno del 2% dei rifiuti prodotti dalla città di Napoli, quindi è facile chiudere una discarica dove ormai non ci va praticamente più nulla. Il problema è non aprirne altro. Ma tutta soddisfazione per la chiusura, attendevamo da tempo questo provvedimento, quindi finalmente siamo giunti a un punto. L'importante ora però è interessarsi della bonifica del territorio. Noi premiamo e pretendiamo che i territori vengano soprattutto normalizzati, deve essere eliminata quella bomba ecologica che c'è sul territorio. Anche con l'ausilio della Procura della Repubblica continueremo nelle nostre battaglie di legalità per difendere il diritto alla salute della gente. L'ottava municipalità non permetterà assolutamente che si aprano altri siti, altre cave, soprattutto nei comuni limitrofi e nelle vicinanze di questa cava che deve essere bonificata. Il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro, intervistato prima dell'inizio della seduta, ha sottolineato come su Chiaiano la posizione della provincia sia stata da sempre coerente e limpida. Gli impegni presi non sono stati mai disattesi, in particolar modo quelli sulla vigilanza e tutela del sito. Ora è opportuno, ha aggiunto Cesaro, che l'attività nella discarica di Chiaiano rimanga sospesa in attesa di chiarimenti fondamentali. In ogni caso, per quanto mi riguarda, tutte le decisioni successive saranno il frutto, come è sempre stato, di un serrato confronto fra tutte le istituzioni coinvolte e le organizzazioni civiche del territorio, ha concluso Cesaro. L'assessore Giuseppe Caliendo, nel suo intervento, dopo aver ricostruito la cronologia dell'impianto di discarica, aveva ricordato le indicazioni date dall'amministrazione sia al gestore che alla SAPNA per limitare la produzione e il diffondersi di odori molesti al fine di ridurre i disagi degli abitanti dell'area, e quantificato in circa 120.000 tonnellate la quantità di rifiuti che, teoricamente, si potrebbero ancora conferire nell'invaso di Chiaiano. La SAP Napoli ha deciso di chiudere provvisoriamente, di sospendere i conferimenti nella discarica di Chiaiano. Qual è la posizione e quali le prospettive? La posizione della SAP, come sempre, è quella di maggiormente salvaguardare la salute dei cittadini allorquando si dovessero appalesare anche le minime anomalie
perché nel caso specifico di gestione di un invaso come quello di Chiaiano, in generale per tutte le discariche, possono evidenziarsi in qualunque momento. Ad oggi possiamo dire che sulla scorta delle indagini che quotidianamente vengono effettuate sui monitoraggi ambientali non si appalesano rischi relativamente alle falde o all'inquinamento per infiltrazione di percolato, per cui l'invaso è, direi con una certa serenità, possibile dire che sia garantito. Ciò non di meno, la qualità e la posa in opera dei materiali, che ripeto afferiscono ad un'attività di gestione che la provincia e quindi la Sapna ha ereditato, saranno in fase di monitoraggio e verifica, successivamente alle quali potremmo fornire tutte le rassicurazioni o anche intervenire se del caso per garantire la tenuta dello stesso. Ove mai dovessero appalesarsi dei rinvenimenti tali da non garantire la tenuta dell'invaso, si procederà evidentemente con il ripristino della sicurezza ambientale, ma in tutta evidenza con la disposizione finale di utilizzo dell'invaso stesso.